Ciao a tutti e un caro saluto dal vostro giustiziere giallo e anche da Dragonland. Dragonland, oggi sono ospite nella Tana dei Dragoni, quindi sto qui con mio fratello Lorenzo per un compito, no? Diciamo quello di passare un po' di tempo qui sui nostri canali a cercare di capire come farli funzionare al meglio. Allora, le novità sono tante e per quanto riguarda il canale di Dragonland sta seguendo un po' il leader che sto seguendo anch'io, cioè quello di aprire un circuito di donazioni per quello che stiamo facendo appunto ormai da anni, no Lorenzo? Io dal 2019, tu un po' dopo, però comunque hai raggiunto un numero di iscritti superiore al mio perché hai fatto un'offerta di cose che in italiano nessuno aveva mai postato. Quindi... Nonostante se ne dica, no? Beh sì, nonostante ovviamente... Collezionisti. Che aiutano il canale dopodomani, Sezio Feste, Riso Panzone, però intanto ma quello ci sta, ci sta. Qualche buon tempone sul canale ci vuole sempre. Ma noi siamo sempre pronti a rispondergli per le rime. Quindi, cari amici, cari sostenitori, nonostante posterò questo video sul mio canale... Però adesso Dragonland sta per impostare anche lui la possibilità di far arrivare a Lorenzo delle donazioni. Quindi mi raccomando, i progetti legati a tutte queste piccole iniziative che voi penso simpaticamente sosterrete, servono magari per creare un qualcosa che sia inerente alle nostre passioni, quindi libri. Anche perché non ci avete idea, io sì, ma non lo dico. Anche perché porta male, di quello che sta per arrivare sul canale suo, ma voi non ci avete idea e non ce l'avevo neanche io finché non me lo ha detto. Sul mio arriveranno, come sempre, video d'approfondimento, però più lunghi, per esempio il prossimo che posterò supera un'ora e sarà proprio una panoramica. Quindi voglio dire, da parte nostra lo sforzo c'è, dalla sua e dei suoi collaboratori ancora di più, perché il giustiziere ha postato finora chicche, ma quello che arriva dopo... anche bypassando, riuscendo a bypassare i copyright, se si riesce a fare pure quello, ma è una cosa che in italiano non è mai arrivata prima e probabilmente non sarebbe mai arrivata se non si fosse sculato lui con gli altri. Beh, sì, è stata, diciamo, un lavoro che dura ormai, posso dirlo, da anni, per arrivare a dei progetti importanti che non voglio anticipare, ma già ve l'ho detto nel video precedente, dobbiamo raggiungere comunque un livello di sostegno economico importante, perché sennò alcune cose molto probabilmente andrebbero perdute nel sempre, per sempre, come lacrime nella pioggia. Non solo, ma non avere vi creiate... No, dico, tu c'hai più del 2000 iscritti, no? Sì, 2003. Io sto a 2020 forse, però non crediate che se anche tutti quanti mandassero ipoteticamente un euro e uno dice c'ho 2000 euro... basterebbe a coprire le spese di quello soprattutto che lui sta a fare nella ricerca, nell'acquisto, nel restauro, certo, di quello che arriverà sul canale. È comunque soltanto un contributo, perché le spese maggiori ma sicuro che le affronta lui con i suoi amici. E per quanto riguarda il canale mio, che spese ce n'ho di meno perché non vado in giro a cercare pellicole, ma comunque neanche sul canale mio io ci campo con le donazioni. È semplicemente un modo, come peraltro molti di voi hanno già fatto con l'acquisto del libro, di dimostrare che date un valore a quello che uno fa da anni gratis. Vadi. A proposito, no, invece no, te rimando la palla a te. A proposito del del libro, però me lo metto tanto sul canale tuo, tu lo comunichi, lo vorrei mettere anche sul fatto sul canale mio, che andremo a dicembre dove? Ah sì, la fiera del libro di Roma, più libri più liberi. Il 7 dicembre, credo, alle 13.30, poi darò i dettagli sul canale, ma poi li darà pure lui, ci sarà una terza presentazione del libro, il mio, proprio perché sono andate bene le prime due. Non so se verranno tutti gli stessi ospiti, perché a parte che sono sempre venuti, erano sempre più di quelli che io mi aspettassi, ma non so se tutte le volte li posso scomodare in questo modo. Comunque ci sarà una ripresentazione di Bruce Lee Untold, e anche la presentazione del libro scritto da Jesse Glover, che è stato il primo allievo americano di Bruce Lee. Bruce Lee dal Wing Chun al Jeet Kune Do, mi pare che si intitoli, pubblicata sempre dalla Edizione Mediterranea a cura di Stefano Bortone. Quindi sarà un doppio appuntamento quello alla fiera, perché poi queste due cose si terranno insieme nell'arco della stessa sessione.
Quindi sarà, diciamo, per me una grandissima occasione perché sono due libri. Vabbè, diciamo, il primo, quello di Lorenzo, ormai potrei È recitarlo a come se l'hai memoria. scritto Infatti, tu. farò dei recital. Castagnini legge Giuseppe Amparo al teatro a Sistina. Quindi potete venire la prevendita. Vabbè, facciamoci due risate perché insomma ci aiuta a vivere meglio. E quindi, insomma, il messaggio è esplicito, è abbastanza chiaro. Io sto tenendo il conto, qualora arrivasse insomma cifre importanti per postare, ricordatevi, l'implacabile ira del giustiziere È giallo. già quello. No? E sarebbe un bel recupero per voi. E Ma nonostante. faglielo qualche altro titolo che non mi hai fatto finora, dai. Che gli posso dire? No, che dopo mi cominciano a dire. Come ti ricordi, no? Allora mi prendevano per culo per la tenaglia cinese. E ce Allora, la tenaglia l'avevi. cinese già ce l'avevo, però, ma ce l'hai, ma tira, allora non è vero che ce Poi te l'hai. prendevano per culo per il drago si E poi, scatena. sì, poi per quello e poi per E quell'altro, sapeste, e poi sapeste. insomma, piano piano, però se potessi postare Mano d'acciaio Furia cinese, ma chissà, Ma chissà. vediamo, però attenzione, io aspetto sempre, ovviamente in buona fede e con tutto l'ottimismo del caso, i vari collezionisti che, qualora avessero materiale interessante per scambiare, diciamo, di livello un po', particolare, sono disposto e siamo disposti insieme al mio staff assolutamente per una cosa di questo tipo. Anche perché io non capisco che business ci può essere. Poniamo il caso che uno ci avesse i quattro del Drago Nero in italiano. D'accordo, è un film rarissimo, scomparso da 40 anni. Comunque, stiamo parlando di un film poco noto in Italia. Quindi, io non capisco che business ci puoi fare, a parte una volta che lo vendi a 50 euro a uno che c'è Vabbè, casco. Cioè, non è che c'hai la diciamo. gente fuori dalla fila, fuori di Ma casa. diciamo, tutto sommato, ecco, il riscontro ce l'hai sul canale. Quando siamo quei 5-6 mila appassionati, no? Insomma, la regina del Kung Fu ha fatto più di 50.000 visualizzazioni, è film, no, de merda no, perché non si dice, però è Vabbè, filmettino. diciamo comunque l'assurdo rimarrà sempre il cinese a braccia di ferro. Quello, guarda che, 44 mila cioè che visualizzazioni. se lo avesse saputo il regista all'epoca gliel'avrebbe venduto direttamente quando aveva 11 anni, quindi. Capito? Quindi sì, sono cose strane. Ora capisco perfettamente l'interesse per alcuni film rari, ma sappiate che siamo veramente a un buon punto, a un ottimo livello per poter dire senza ombra di dubbio che molte cose sono state recuperate. E Per se la un Shaw fatto Brothers che ti esatto, mi ha avvisa detto che già c'è un copyright di attenzione, quello che noi sappiamo. attenzione. Oh, poi non voglio parlare dei trailer perché lì Vabbè, lì stuzzico, lì ormai andremo oltre. stupisci Andremo pure me. oltre. Bene, Sei cari come amici, Agata, tu mi stupisci, stupisci. capito? Bene, signori, io vi faccio di nuovo un caro saluto. Mi raccomando, allora abbiamo questa esigenza sia sul mio canale che su Dragoland. Quindi vi ringraziamo di cuore per quanto E soprattutto non fate e farete. fate quando sarà il momento gli scozzesi, come era Ranshaw, che era cinese, ma in realtà nel sangue gli scorreva, c'era una percentuale alta di scozzese e genovese, e quindi stava un po' così. Voi non lo fate perché poi alla fine, ma anche quando vi siete privati dei due caffè, due a lui e a me magari dell'intera fabbrica, ma che vi cambia, voglio dire, non è che mica camperete per sempre. I soldi che avete accantonato grazie all'Italia che va benissimo, eccetera, eccetera, perché li esportate all'estero? Ma fate crescere Dragoland, fate crescere il Oppure se ce l'avete ve li portiamo noi giustiziere. alle Cayman. Alle Cayman, come Cioè, no? Ci capito? sarà la fila perché tutti i politici che ci abbiamo stanno a fare lo stesso. Comunque. Va bene, va bene. Allora, signori, a presto, un caro saluto al giustiziere giallo e da Dragonland. Ciao!